Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Sarai, la bella signora, benedizione per la sua casa. La figura di Sarai è la prima imponente figura di donna che la Bibbia ci presenta. Le sue storie coprono 12 capitoli della Genesi e accompagnano quelle di Abramo, il suo sposo. La esamineremo per punti, individuando aspetti significativi della sua femminilità. Il suo nome lo abbiamo già visto. È la figlia di Terak ed è la sorella di Abramo per parte di padre ma non di madre. In Genesi 11, dove è descritta la discendenza di Terak, ella è presentata come nuora di Terak, in quanto è sposa di Abramo. È l'unica donna che Terak porta con sé quando lascia Ur dei Caldei in direzione della terra di Canaan. Terak morirà a Carran e il viaggio sarà proseguito da Abramo, da Sarai e da Lot, il loro nipote. Sarai, la donna di alto rango, accompagna silenziosamente questo viaggio. Su di lei, la moglie del padre del popolo eletto, si stende fin dall'inizio un'ombra silenziosa. Il testo dice subito che Sarai è sterile e non può avere figli. Nonostante questo, è l'unica donna del gruppo. È lei l'unica matriarca. Sarai segue il marito in Egitto a motivo di una carestia e qui emergono le prime sue caratteristiche femminili. È una donna nobile, come dice il suo nome, e come tutte le donne nobili, come tutte le principesse, è bella, molto bella. Così si invaghiscono di lei i sovrani dei territori in cui Abramo la conduce. E arrivato in Egitto, Abramo la prega di dire agli egiziani che è sua sorella e non sua moglie, e questa non è una bugia, ma è una mezza verità, come abbiamo visto. Il tutto affinché il faraone non faccia uccidere Abramo per poter avere Sarai, come sarebbe successo se avesse saputo che era il suo sposo. Così il faraone prende Sarai e la porta nella sua casa. E, nota il testo, Abramo fu trattato bene per causa di lei. Gli furono dati greggi, armenti, asini, schiave, schiavi, asine e cammelli. In questo racconto Sarai si configura come la benedizione della sua casa e in tal senso assume caratteristiche tipiche della perfetta donna biblica, che è figlia, sorella e sposa, donna di rara bellezza anche esteriore, donna che consente la salvezza agli uomini della sua famiglia, indispensabile per la loro sopravvivenza. In forza di lei arriva al popolo la ricchezza ed ella assicura vita, sostentamento e benedizione.